Quello che vedete alle mie spalle è un hardwall, vengono chiamati così perché i monitor sono messi in maniera un po' particolare e quindi sono estremamente belli da vedere e particolari. Per fare questo viene usato un prodotto che si chiama Enframe, che produciamo noi e che Adeo distribuisce in tutto il territorio italiano in maniera esclusiva, che consente di fare questo e tante altre soluzioni, dove sostanzialmente è il designer, l'architetto, che riesce a immaginare una soluzione estetica utilizzando monitor piuttosto che proiettori e ci consente di fare soluzioni retail, ma anche soluzioni un po' più particolari, quindi museali, utilizzando sempre questo tipo di tecnologia. Questi server, questi media server, hanno 4 uscite. Con queste 4 uscite si possono pilotare 4 diversi dispositivi, in questo caso qua vediamo appunto 4 monitor, ma possono essere 4 proiettori, 4 LED, non è un problema. E lavorano insieme, quindi lavorano in cluster, possiamo usare più macchine contemporaneamente per arrivare a un numero di proiettori o di sistemi di visualizzazione ben più alto, 10, 12, 15, liberando quindi il creativo e l'architetto da qualunque vincolo, quindi è lui che decide che cosa mandare in onda, come mandare in onda e su che layout farlo. Le macchine riescono in maniera del tutto semplice, attraverso interfaccia Windows, di ruotare i contenuti come vedete in questo caso, riadattarli, in questo caso un video che è Full HD ma potrebbe anche essere un video 4K, 8K, perché le macchine sono in grado di gestirlo. Come dicevo, la macchina si chiama Enframe e esiste in 2 formati, diciamo una versione slim e una versione rack d'armadio per System Integrator. Queste 2, diciamo, tipi di macchine esistono ancora con diverse feature, cioè con la possibilità di avere anche dei segnali in ingresso. Quindi, oltre ad avere un aspetto particolare come questo, possiamo anche avere in input un HDMI, 2 HDMI, quindi parleremo di macchine Pro, Pro 2 e Pro 3. Questo consente di avere quindi un segnale televisivo o di qualunque altro tipo, quindi anche da uno smartphone, e vederlo in superfici così irregolari, di forma strana. Quindi a prescindere dalla forma posso avere dei segnali che arrivano dall'esterno, ma anche dei contenuti come invece è questo caso on board precaricati sulla macchina. Una caratteristica importante è che è veramente facile da usare. Facile a tal punto che abbiamo anche prodotto un'app che quindi rende del tutto intuitivo l'uso, quindi è la parte smart che ci piace di questo, quindi tutta la tecnologia non si vede, quindi dopo averlo montato, dopo averlo configurato, i nostri clienti, che sono clienti non professionisti del settore perché appunto a volte è molto retail, usano come se usassero loro smart sulla loro applicazione sul telefono e riescono a fare delle cose apparentemente assurde in maniera molto semplice. Un'altra caratteristica importante, oltre alla semplicità, penso che sia la potenza, perché le macchine sono veramente potenti, e potenti ma economiche, perché non costano tantissimo, quindi anche se sul mercato esistono gli altri player, noi ci collochiamo su un segmento che è abbastanza basso, cioè non è cheap perché non è economico, non si può parlare di queste macchine economiche, però non costano tantissimo. E poi siamo italiani e questo, da un certo punto di vista, lasciatemi passare il termine, parte la creatività, ci consente di avere una risposta diretta con gli interlocutori sul territorio, quindi molti system integrator si rivolgono a noi perché gli diamo una risposta, dei feedback immediati in pochissimo tempo e risolviamo delle problematiche che magari su strutture più grosse, più sofisticate non avrebbero dei riscontri così, quindi lavoriamo direttamente col customer, lavoriamo direttamente con il cliente, quindi questo approccio immediato con il system integrator piace molto.